Ciao a tutti ragazzi di Dinorec e bentornati sul canale. Oggi sono qui sia per farvi gli auguri di Natale, ma anche per farvi vedere una top 10. Questa volta è il turno di Ribor, quindi 10 modellini della casa inglese Ribor che mi sono piaciuti di più. Alla posizione numero 10 io metto l'Acrocanthosaurus. Ragazzi, è un modellino che appena uscì, mi ricordo, mi piacque tantissimo. Guardate che colorazione, guardate anche che bello sculpt. Certo, ha i suoi difetti, è un modellino datato perché vi ricordo che è del 2016, quindi ha i suoi anni, ragazzi, però guardate ancora come tiene botta. Guardate la posa, guardate ragazzi, che piedi grandi, perché ovviamente il Ribor all'epoca faceva i piedi molto sovradimensionati per dargli stabilità. Poi sappiamo benissimo che questa stabilità spesso andava, diciamo, a farsi benedire, ma noi grazie ai supporti riusciamo comunque a ovviare a questo problema. Vedete come si regge bene, basta un semplice supporto trasparente. E quindi decima posizione per Hercules, l'Acrocanthosaurus della Ribor. Tra l'altro ragazzi, la Ribor ha fatto, per quanto riguarda Hercules, anche questo bellissimo Tenontosaurus smembrato. Vedete su questo letto di terra praticamente. Notate il dettaglio proprio della figura, ragazzi. Vedete il Tyrannosaurus, si vedono addirittura gli organi interni e lì abbiamo il nostro Hercules. Tra l'altro, per non farci mancare nulla, insieme a Hercules, ragazzi, la Ribor ci fornisce anche una piccola lucertola. Vedete che carina che è, va a completare comunque il modellino. Nona posizione, ragazzi, io ho inserito i Velociraptor. Qui in rappresentanza, ragazzi, per i Velociraptor c'è Gan. Vedete che carino, che colorazione abbastanza gasante che ha. I Velociraptor in tutto sono 7. C'è Winston e Stan, poi c'è Winston, Spring-Heeled Jack, Alex Delarge, Pete, Rose e appunto Gan. E io ve lo dico, secondo me, se cercate una squad di Velociraptor, quella di Ribor per me è la più bella, più di quella di Nanmo, più di quella degli altri, Papo, eccetera, eccetera. Quindi nona posizione, Velociraptor Squad. Ed eccoci ragazzi giunti all'ottava posizione e io ci ho inserito i Dilophosaurus, ragazzi. Questo piccolo diorama che prevede due Dilophosaurus dall'aspetto molto Jurassic Parkiano. Però ragazzi, nonostante questo, nonostante non siano realizzati in maniera accuratissima, a me questo piccolo dioramino è sempre piaciuto. Non lo so, sarà un po' il fatto che è stile carry-on. Vedete come si alternano i Velociraptor? Sembrano quasi danzare. Li potete anche mettere al contrario, li mettete così. E a me è sempre piaciuto questo diorama, ragazzi. Quindi io lo inserisco in classifica in ottava posizione. Tra l'altro, nei Velociraptor si possono articolare sia le braccia che la bocca, che anche la coda, che si può articolare tranquillamente. Questa è una cosa abbastanza tipica dei modellini della Ribor. Tra l'altro la coda si può anche staccare, vedete, questa cosa non mi piace molto perché poi rimane molto il segno. Però ragazzi, eccolo qua, i Dilophosaurus della Ribor. Settima posizione, ragazzi, io ho inserito Warpig, l'Ankylosaurus. Beh, che dire, è sicuramente un modellino molto massiccio, pesa davvero tanto, è fatto comunque molto bene, non rispecchia ovviamente il vero aspetto, l'aspetto che probabilmente aveva Ankylosaurus, ha i suoi difetti, però ragazzi è un modellino d'impatto. Se cercate un Ankylosaurus figo, veramente con tanto carisma, questo fa il caso vostro. Guardate che belli proprio gli spuntoni, gli osteodermi. Guardate che figata, ragazzi. E poi la mazza che si può tranquillamente articolare sempre con il fil di ferro all'interno. Guardate che bello, ragazzi. Ankylosaurus della Ribor. Lo piazziamo in settima posizione. Tra l'altro si può muovere anche la bocca. Questa è una cosa abbastanza rara per gli erbivori in generale. Guardate che bello che è. Settima posizione per l'Ankylosaurus. Sesta posizione, invece, ragazzi, se la prendono di diritto i Dimorphodonti, che nonostante siano modellini del 2016, davvero sono bellissimi. Perché guardate la colorazione, guardate lo sculpt, guardate i denti, guardate che cura veramente ci ha messo Ribor per fare questi modellini. Questo è il Dimorphodon in posizione, diciamo,
terrestre a terra, e poi però abbiamo anche il Dimorphodon in posizione aerea. Vedete come ha ali spiegate, vola. Tra l'altro si può anche articolare la bocca in entrambi i modellini, ci sono i denti che escono fuori, ragazzi, che pungono, quindi vuol dire che sono scolpiti molto molto bene. Guardate che bella, si vede anche un accenno di piumaggio qui sul dorso. I dimorfodonti, ragazzi, sesta posizione per loro. Ed eccoci qui invece dinanzi il Saurophaganax. Ragazzi, it's incredible, perché questo è un modellino davvero bello. Io gli ho fatto addirittura uno science unboxing su Saurophaganax, dove ho spiegato appunto in cosa si differenzia dall'Allosaurus. E recuperatelo se non l'avete visto, perché vale la pena. Questo è un modellino bello. La Reebok tra l'altro ha fatto 3 colorazioni per questo modellino. Io l'ho inserito diciamo al 5° posto, anche se forse per quanto riguarda sculpt, colore e dettaglio avrebbe sicuramente meritato qualcosina di più. Però ci sono modellini che mi hanno affascinato di più, e quindi per lui 5° posto, modellino del 2021 comunque, quindi è recente. Ma andiamo avanti. Fuori dal podio, ma questo non significa che sia un modellino che non mi è piaciuto, è lui, Crimson King, il Carnotauro, ragazzi. Guardate che carisma che ha questo modellino. Questo è davvero uno dei carnotari più inquietanti che io abbia mai visto. Guardate la bocca con dentro la lingua blu e l'occhio piccolo e giallo, notturno. Guardate lo sculpt, guardate come non sia accurato al 100% ovviamente, però rimane un modellino estremamente carismatico. Io l'ho inserito fuori dal podio e questo mi dispiace un po', perché è davvero un modellino che mi fa impazzire, però ragazzi, il podio sinceramente era quello e non potevo fare diversamente. Quindi, quarta posizione, il Carnotaurus Crimson King del 2016. E va diritto sul podio, ragazzi, uno degli stegosauri più belli mai realizzati da qualsivoglia compagnia. Ragazzi, questo è davvero un capolavoro, secondo me. Terzo posto per lo stegosauro Reborn. Guardate che piastre, che spettacolo, ragazzi. Questo veramente è stato, se forse è lo stegosauro che mi piace più di tutti in assoluto, mi emoziona sempre tutte le volte che lo guardo. Qui è in compagnia del suo piccolino, sempre Reborn, ragazzi. La Reborn ha fatto anche il piccolo, ci sono anche di lui altre 2 colorazioni. Io però rimango fedele, vi ho portato questo qui perché è quello un po' più classico. Quindi terza posizione stegosauro, vi ricordo, del 2020. Ed in seconda posizione, ragazzi, uno dei modellini di maggior successo che abbia mai realizzato la Reborn, il Titano Boa del 2020, che è andato sold out in una velocità spaventosa. Tra l'altro è un modellino che, cioè, ha fatto storia, perché si è trovato addirittura a cifre esorbitanti sul mercato. Eccolo qui. Io qui l'ho dioramizzato insieme a questo albero, ma ovviamente si vendeva singolarmente, senza tutto questo ambaradam, ragazzi. Eccolo qua. È diventato subito iconico grazie al suo corpo che si può snodare. Tra l'altro il Titano Boa era venduto insieme a questo coccodrillo mummificato. Ed eccolo qui, ragazzi. Vedete come sia facile anche giocarci, allungarlo, farlo diventare proprio di qualsiasi forma. Ho fatto la dino recensione, ragazzi, del Titano Boa Reborn, quindi se vi piace andatevelo a vedere. Secondo posto, medaglia d'argento per il Titano Boa della Reborn. Ed eccoci arrivati in prima posizione. Io ho inserito Tusk, che poi tra l'altro è un dinosauro per me, il Tyrannosaurus Rex, fantastico. Ma questa versione di Reborn, ragazzi, è esagerata, è un Tyrannosaurus Rex fantastico, è sicuramente il miglior modellino di Reborn.
Tra l'altro vi ricordo che Ribor ha fatto anche la versione con le labbra, Kiss, quindi due tirannosauri, Tusk a sinistra con i denti esposti e Kiss a destra con le labbra, quindi potete scegliere quello che vi aggrada di più. Se siete indecisi comunque e non sapete se Tyrannosaurus Rex avesse labbra o denti, vi rimando al mio video, lo lascio in descrizione, lo lascio anche nella end card dove praticamente ho analizzato i punti principali della questione labbra su Tyrannosaurus Rex, dategli un'occhiata. Ma ragazzi, vi devo dire una cosa, c'è un altro modellino che merita il primo posto, voi pensavate che me ne fossi dimenticato, invece no. Eccolo qui, lo Smilodon ragazzi, io vi ho già portato sul canale Smilodon nelle due versioni, Plain e Ice Age, mentre adesso vi porto questa qui così ve la faccio anche vedere per la prima volta, la versione Battlecat ragazzi, un'edizione limitata, ma guardate lo sculpt, guardate che spettacolo questo modellino, Smilodon. Non poteva che essere primo a pari merito con Tyrannosaurus Rex, quindi c'è un ex equo per la prima volta in una top 10, ragazzi, li metto entrambi al primo posto. E niente, quindi questa è la mia personale classifica. E quindi nell'augurarvi ancora buon Natale, ragazzi, da me e da Top 10 Ribor è tutto, ci vediamo alla prossima.